Aspettavo da tanto, 18 mesi, quindi è stata una bella attesa, insomma, però veramente l'inizio, soprattutto prima della partita, sai, ti passano in mente tutto il percorso che uno ha fatto, operazioni, rieducazione, tutte le sofferenze, poi ero contento, c'era mia moglie in tribuna con le bimbe in campo, insomma è stato un momento particolare, poi dopo quando si gioca naturalmente passa tutto, però sono state belle emozioni sia prima della partita, anche durante, perché stavo bene, ero andata bene, sono stato molto contento, poi anche fine della partita, insomma, il giro di campo con l'applauso di tutti, insomma, bella, è una serata sicuramente da ricordare. È un nuovo inizio, Federico? Sì, io questo ci tengo a dirlo, tanti hanno detto l'ultima partita, no? Il debutto forse, il debutto, una seconda vita, quindi no. State scritte tante cose, poi io non ho social, non ho niente, quindi non smentisco mai nulla, però non voglio giocare a calcio nella maniera più assoluta, questo ci ho lavorato e ho sofferto talmente tanto per poter tornare a giocare che sono per fare il dirigente c'è tempo. C'è stato un momento in cui hai pensato che non poter più tornare? Sì, i momenti ci sono stati, certo, però la voglia che avevo di tornare è stata talmente forte e questo l'ho detto anche ai ragazzi, la forza che mi hanno dato loro, la forza che mi ha dato la mia famiglia, sai, no? E la società che mi è stata sempre vicino, mi ha dato talmente tanta forza che dentro di me non ho mai pensato, veramente, cioè, quei pensieri che passavano poi e duravano veramente poco, che avevo tanta voglia di combattere, insomma, e di poter tornare, perché poi, questo l'ho detto, la cosa bella per me è, insomma, l'essere, insomma, un esempio per i compagni, per i ragazzi più giovani, per la gente che si approccia a questo sport, per i tifosi. La cosa più importante è quella, insomma, quando uno subisce quello che ho subito io, anche quando rientra in un gruppo i compagni lo guardano e dicono no, lui ce l'ha fatta, ha fatto 3 operazioni, questo ha le palle sotto, no? E quindi è bello per me, motivo d'orgoglio soprattutto questo. Ultimo. Senti, hanno fatto